Allora, nel 2013 noi abbiamo cominciato un percorso nei nostri partner di investimento appunto in quelle che sono le competenze, soprattutto nello sviluppo appunto di nuove competenze in quelle che sono le aree che stanno crescendo e che ci aspettiamo anche che crescano inesorabilmente da qui fino al 2016, e che derivano poi dalle richieste dei clienti, quindi tutta l'area legata a cloud, per esempio all'analytics, a mobile, a social. Da questo punto di vista si sta lavorando appunto per creare anche ecosistema tra diversi partner insieme ai distributori per sviluppare appunto queste ulteriori skill, e questo sarà uno dei leitmotiv poi del 2014, con particolare enfasi appunto poi su tutti i temi che riguardano in senso più lato chiaramente la componente sia tecnologica e infrastrutturale che la componente software e servizi, in particolar modo il recente annuncio dell'acquisizione di IBM di SoftLayer. IBM ha recentemente annunciato un accordo con Lenovo per la vendita appunto del Business x86. In realtà appunto questa transazione è in fase ancora di ultimazione, però ci aspettiamo da qui comunque a tutto il 2014 comunque non ci sia assolutamente mancanza di focalizzazione o defocalizzazione appunto a questa tipologia di business. Oltretutto, sia lato cliente che lato partner, l'ulteriore rassicurazione è derivata dal fatto proprio che IBM comunque nell'ambito di quello che poi sarà la formalizzazione di questo accordo garantisce ancora continuità di supporto appunto a questa tecnologia, soprattutto in termini di ricerca e sviluppo, di investimenti, come già fatto peraltro con il recente annuncio lo scorso 16 gennaio, quando è stato annunciato proprio nell'ambito dell'X86 la nuova infrastruttura, la nuova architettura X6. Beh, la sfida che attualmente tutti quanti stiamo affrontando, in particolar modo comunque insieme ai nostri partner, è proprio quella di andare a intercettare quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, che sempre più derivano da degli interlocutori diversi rispetto al passato, quindi in particolar modo quelli che sono per esempio i CMO, i CFO, quindi responsabili del marketing, del finance, dell'HR e così via. Tutto questo unito poi agli aspetti relativi appunto al cloud, al fenomeno big data, al fenomeno dell'esplosione social, piuttosto che device sempre più di tipo mobile, ovviamente richiede lo sviluppo di ulteriori competenze in quest'ambito e saper affrontare appunto queste esigenze dei clienti con una proposizione sempre più orientata alla soluzione. Pensiamo che il modello del cloud ibrido sia quello prevalente e i partner che saranno in grado di declinare questo modello vendendo infrastruttura tecnologica unita anche a un'infrastruttura portata su cloud, per esempio facendo leva appunto su SoftLayer e magari vestita anche da quella che è la nostra proposizione software, saranno quei partner che saranno in grado di differenziarsi meglio di altri e di guadagnare vantaggio competitivo. E qui magari diventa importante, laddove non si riesce da soli con le proprie forze, insieme a IBM lavorare con altri partner specializzati, e quindi qui la necessità di fare ecosistema, lavorare tutti insieme per un unico obiettivo, che è quello di vincere sul mercato e ovviamente soddisfare le esigenze del cliente.